Gli ultimi 2 giorni hanno segnato un drastico cambiamento nell'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Sardegna. Tra domenica e lunedì i casi di persone positive al Covid-19 sono più che raddoppiate, passando dalle 51 di sabato alle 115 di ieri. Un'escalation in attesa dopo che nelle settimane precedenti l'incremento dei casi era stato nell'ordine di poche unità al giorno. A contribuire pesantemente a questo bilancio negativo quanto è successo in alcuni presidi sanitari, con un numero rilevante di casi riscontrati tra il personale sanitario dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari e Santissima Trinità di Cagliari. Altro presidio in cui sono verificati un elevato numero di casi è l'ospedale San Francesco di Nuoro, che anche ieri ha fatto registrare 2 persone positive, una delle quali è un sanitario. La Regione, per mantenere l'efficienza delle strutture regionali, ha deciso di limitare al minimo gli accessi di visitatori alle strutture ospedaliere e sta procedendo a tappe forzate ai controlli del personale, eseguendo centinaia di tamponi. Rimangono valide tutte le raccomandazioni alla popolazione di rispettare rigorosamente le limitazioni alla circolazione introdotte dal decreto Io resto a casa. Il contagio si ferma solo evitando contatti tra la popolazione, che rappresenta il principale vettore del virus. In Sardegna la situazione epidemiologica al momento, al di là dei numeri degli ultimi giorni, sembra gestibile, ma c'è ancora troppa gente a spasso. Il sindaco di Sassari, Nanni Campus, ha imposto una stretta alla circolazione delle persone, anche per fare la passeggiata o attività sportiva. L'ANCI Sardegna si è espressa in questa direzione, il presidente Emiliano Deiana ha scritto al presidente della regione chiedendo un inasprimento dei divieti di circolazione. Occorre fare sacrifici oggi per uscire dall'incubo coronavirus nel più breve tempo possibile. Tra qualche mese ci saranno 1000 occasioni per fare passeggiate, svolgere attività sportiva o socializzare, ma oggi l'imperativo categorico deve essere quello di rimanere a casa.